inizio salita. È un po' cambiata la situazione in testa al gruppo, perché non c'è più la fila indiana degli uomini della Euskaltel, ma si sta, come ama ripetere Paolo Savoldelli, si sta appallando il gruppo, proprio perché in vista dell'inizio della salita anche gli altri uomini di classifica si stanno portando nelle prime posizioni. È cominciata la salita con Kieserlowski tutto solo. Vantaggio limitato però per il croato, un minuto e mezzo, secondo più, secondo meno per Robert Kieserlowski rispetto al gruppo, che ormai è in vista anche dei contrattaccanti degli altri 15 uomini che insieme a Kieserlowski erano partiti in fuga quando mancavano 44 km dal via di questa tappa partita stamani da Spilimbergo. Si stacca Oscar Gatto. Questa è ovviamente la coda del gruppo, vediamo se la nostra moto di ripresa nell'operazione sempre importante di vedere i corridori che via via perdono contatto riuscirà a risalire il gruppo. Si stacca anche Matteo Rabottini, altro uomo della Farnese Neri, la formazione di Gatto appunto e del campione italiano Giovanni Visconti. 40 secondi di vantaggio per Kieserlowski nei confronti del gruppetto di Lastras. Tosatto si stacca, Veikkanen, altri uomini che stanno perdendo le ruote del gruppo, c'è anche Corioni e poi sta perdendo contatto anche della Rabobank. Si tratta di Van Emden nel gruppo dei contrattaccanti, invece ricordiamo la presenza sempre di Peter Veining, che è stato maglia rosa a questo Giro d'Italia, l'ha conquistata nella tappa vinta di Orvieto. Si sono staccati anche Canuti e Frapporti della Colnago. Questo è il Grossglockner, il grande campanaro, la montagna più alta dell'Austria. Quando non si arriva proprio in cima, ovviamente il traguardo è posto alla Glockner House, il rifugio che è stato costruito appunto alla fine del 1800, un po' per fare tappa per chi affrontava questa ascesa dal versante di Eligenblut. Grossglockner con il ghiacciaio del Pastersee, qua si cerca in tutti i modi di ripararsi, perché adesso la pioggia sta arrivando anche nella zona del traguardo. 15 km alla